I signori non ci vogliono dare né giornate e nemmeno stipendi. Sono morti due padri di famiglia. Quattro, sta dicendo il collega. Ora siamo all'esasperazione. Ora noi paralizziamo Palermo e tutta la Sicilia secca. Il problema lo sa dov'è? Che non ci sono i soldi. I soldi ci sono. E che dice il capo del dipartimento che aspetta la giunta per liberare sia i soldi e sia come giornata. E loro discutono del non è un problema di stabilità. Non è un problema che non ci sono i soldi. Venerdì il governo, il dipartimento e l'assessore avevano dato assicurazione che già martedì i lavoratori dell'antincendio avrebbero ripreso l'attività lavorativa. In realtà ad oggi i lavoratori sono di nuovo in piazza perché non hanno ripreso l'attività. Noi vogliamo garantito l'accordo del 2009, vogliamo che il governo metta tutte le risorse perché la Sicilia non può andare indietro, perché non garantire questo lavoro ai forestali a 26.000 famiglie siciliane significa mettere in ginocchio l'economia di interi comuni, perché noi leggiamo ancora oggi in prima pagina sui giornali che ci sono consulenti che guadagnano 200 euro al giorno. E quando i lavoratori vedono questo e vedono tagliata la possibilità di sopravvivere, diventa un problema. Siamo vicini alle elezioni. L'impressione è che ci vogliono prendere in giro ancora una volta a 26.000 lavoratori forestali. Noi non ci siamo, perché questi lavoratori hanno scelto di fare questo lavoro perché non c'era altro da fare in Sicilia, cioè nessuno si è preoccupato di creare nuova occupazione, perché sicuramente questa gente, a nessuno di loro piace lavorare 2 mesi, 4 mesi, ma tutti vorrebbero avere un lavoro sicuro. Ma oggi che da 20 anni, da 30 anni questi lavoratori fanno questo, non si può togliere anche questa miseria e lasciare tutto in mezzo alla strada. Sicuramente noi ci batteremo, da qui passeremo al dipartimento, in assessorato, ma vogliamo garantito l'accordo e soprattutto gli stipendi già maturati in questi mesi di lavoro.